Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura andiamo a San Michele al Tagliamento, lì al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, per parlare del ponte, quello del Tagliamento lungo la A4, un vecchio ponte che risale ormai agli anni 60, vecchio che tanto che la concessionaria autostradale ha deciso di demolirlo. Un ponte che ha fatto la storia, fu un'innovazione allora e fu tra l'altro anche un vero salvavita per i tanti che si ritrovarono con il tagliamento che ruppe gli argini e si trovarono appunto con l'alluvione. Proprio quel ponte permise di salvare tantissime persone con i loro animali anche. Sentite i servizi di apertura del nostro telegiornale. Addio al vecchio ponte della A4 sul Tagliamento. Autovie Venete ha infatti disposto la demolizione del vecchio ponte sul fiume Tagliamento per far spazio al nuovo viadotto. Con il ponte se ne va un pezzo di storia lungo 56 anni. Era infatti gennaio 1963, quando la concessionaria autostradale avviò i lavori della prima grande opera che univa la neonata regione autonoma Friuli Venezia Giulia con il Veneto. Pur progettato per sopportare un flusso di traffico elevato, il manufatto attualmente risultava inadeguato, tanto che per non interrompere i transiti, Autovie aveva introdotto una serie di limitazioni al traffico pesante. Completato il primo dei due viadotti che costituiscono il nuovo ponte e spostato il traffico, è iniziata così la demolizione per fasi del vecchio. Prima è toccato all'impalcato, poi alle pile e infine alle fondazioni. L'intervento coinvolgerà i comuni di Ronchis per la parte più a est e di San Michele a Tagliamento per la porzione verso ovest. La struttura, composta da travi prefabbricate in calcestruzzo e pulvini con annesse spalle laterali in cemento armato, è costituita da due ponti separati da un terrapieno. Complessivamente l'infrastruttura si sviluppa per 1 km e 100 metri per 48 campate e 102 pile. Una decina gli escavatori all'opera, dotati di pinze, martelloni e benne, oltre ad autocarri, autoarticolati vari per il trasporto del materiale di risulta della demolizione e una ventina le persone impegnate quotidianamente. Le procedure di lavoro scelte dall'impresa sono quelle di garantire la miglior tutela ambientale possibile per ridurre il più possibile il rumore e le polveri introdotte. Saranno così utilizzate esclusivamente macchine moderne con ridotti livelli di emissione. Tutto il materiale proveniente dalla demolizione viene quindi conferito all'impianto di frantumazione e vagliatura per poi essere analizzato e riutilizzato se idoneo. Massima la cura e l'attenzione nella fase di pulizia del materiale per garantire un perfetto ripristino dei luoghi. La fama del ponte sul Tagliamento è legata a una intuizione, quella di Paolo Petrucco, allora trentenne, storico fondatore della ICOP di Basigliano, che vistosi assegnare l'appalto, lui stesso racconta, di creare sul posto un impianto di prefabbricazione costosissimo, dice, ma concettualmente all'avanguardia per quell'epoca. Uno simile c'era solo a Venezia per la costruzione dell'aeroporto di Tessera e proprio lì vide operare, dice, l'impianto automatico di betonaggio e le prime autobetoniere. Prendemmo spunto da lì e fu una scelta vincente che ci permise di costruire l'opera in soli 2 anni. Nel 1965 l'infrastruttura vide la luce e l'anno seguente, quando ci fu l'alluvione alla Tisanea, racconta ancora, Petrucco, la gente riuscì a mettersi in salvo, portando anche gli animali sul ponte. Adesso andiamo a Cavalier Tre Porti, è quasi finita la stagione delle fiere internazionali del turismo per Cavalier Tre Porti, gli appuntamenti esteri si sono conclusi, ora manca solamente la tappa italiana di Tempo Libero Italia-Bolzano che è in programma tra il 25 e il 29 aprile. In attesa di quest'ultimo appuntamento il nostro Cristiano Pellizzaro ha fatto il punto della situazione con il sindaco Roberto Anestro e il presidente del parco turistico di Cavalier Tre Porti, Paolo Bertolini. Avvocato Roberto Anesto, sindaco del comune di Cavalino Tre Porti. A breve sono terminate le fiere del turismo, siete andati a presentare l'offerta turistica di tutto il territorio ai vostri ospiti stranieri. Quali sono le impressioni che avete avuto da loro, i feedback e cosa avete portato come conoscenza sulle offerte 2019? Allora, i servizi che il nostro territorio offre, sempre nuovi, sempre aggiornati, sono sicuramente state le situazioni più apprezzate. Quindi la viabilità, i grandi interventi infrastrutturali che stiamo facendo, in primis via Portelio, questi sono stati elementi di grande curiosità.
da parte del nostro ospite e della stampa straniera. A questo si sono quindi collegati tutti i percorsi ciclabili, ciclopedonali, che però vanno ad aggiungersi a delle altre eccellenze del nostro territorio, quali il museo di Batteria Pisani, il percorso dei Forti, Batteria Amalfi, le eccellenze dell'agricoltura, della ristorazione, e quindi in sostanza l'interesse che c'è è per fare un percorso nel nostro parco turistico. Un percorso che va sicuramente, parte dal mare, ma va alla laguna, e questo per noi è stato di grande soddisfazione, perché significa che investire nelle infrastrutture significa che i nostri ospiti sono nel nostro territorio e lo fruiscono a 360 gradi, creando soprattutto nuove opportunità per Cavallino Treporti. Direi che le fiere sono andate bene, noi siamo molto soddisfatti, contenti, non solo attraverso le fiere, non sono, ripeto sempre, l'unico elemento e l'unico strumento che abbiamo noi per fare promozione, però tutti gli elementi che stiamo raccogliendo questi giorni ci fanno pensare positivamente alla stagione entrante. Tanti anni fa le aziende promuovevano solo se stesse, cercavano anche in modo isolato e disordinato. Oggi la promozione è cambiata completamente, non ci sono solo le aziende, c'è un territorio che le ospita, e quindi la promozione che noi facciamo ormai è a 360 gradi, aziende ma anche territorio, soprattutto territorio. Il territorio ha reagito molto bene, si sta comportando decisamente bene, gli investimenti su questo territorio vengono fatti, sono importanti, e stiamo dando una seconda vita a tante strutture che si erano un attimino assopite. E quindi, a parte il cicloturismo, a parte tutte queste cose che ormai sono scontate, stiamo decisamente aumentando tutto quello che è il patrimonio culturale di Cavallino Treporti. Dormiva, adesso si è svegliato, e si è svegliato alla grande. Adesso parliamo invece dell'azienda dei trasporti del Veneto orientale, ATVO, che è stata premiata dagli utenti, numeri importanti per ATVO, che viene sempre più qualificata come un'azienda di trasporti di qualità. Sentite. Quasi il 100% degli utenti si sente sicuro quando viaggia con un mezzo di ATVO. È uno dei dati più significativi che emerge dalla Customer Satisfaction, ovvero l'indagine realizzata per misurare il grado di soddisfazione di chi utilizza mezzi, strutture e servizi di ATVO. Tante le voci che vengono prese in considerazione, dalla sicurezza al comfort dei mezzi, alla puntualità, le informazioni fornite e persino la gentilezza del personale. E l'esito finale premia ancora una volta la politica di investimenti fatta dall'azienda di trasporti. Il grado di soddisfazione complessivo, infatti, raggiunge il 91,4% rispetto all'89,9% di un anno fa. Un continuo crescendo se si considera che si è passati dal 69,8% del 2005 al 91,5% del 2019. Il trend positivo non fa che seguire gli investimenti e le scelte migliorative adottate da ATVO, commenta il presidente Fabio Turchetto, che considerano ogni aspetto del viaggio, investimenti che riguardano le strutture, i mezzi, ma anche la tecnologia. Si va infatti dal rinnovamento del parco mezzi all'introduzione del wifi gratuito nei bus turistici, agli investimenti per tutto quello che riguarda proprio il turismo, alle infrastrutture. Una delle novità introdotte dal punto di vista dei servizi e della tecnologia, premiate anche a livello internazionale, l'app da A a B. L'indagine dei numeri, come detto, contattati attraverso dei questionari, 800 utenti, il 53,2% sono under 14, quindi il 27,4% hanno un'età tra i 25 e i 44 anni, il 16,3% tra 45 e 64 anni, il 93,3% ha dato un voto tra 7 e 10 su una scala da 1 a 10. Come già evidenziato, il voto più alto è andato alla sicurezza, che ha ottenuto il 98,5%, valutazione molto alta, già presente nel 2018. ATVO per il sociale, passati dall'81,5% al 90,9%. Si vedono anche gli effetti del rinnovo dei parcomezzi. Il comfort, infatti, è aumentato di 4 punti, passando dall'87,4%. Cresce il parere favorevole anche sul servizio informazione, oggi al 93,1%. Tra i dati significativi, la frequenza del servizio è al 93,9%, la cortesia e disponibilità del personale viaggiante al 91,8%, il livello di affollamento è valutato positivamente per il 90,3% e la pulizia il 98,1%. Pur avendo ottenuti ancora una valutazione molto alta, ancora una volta in crescita, di certo non ci fermiamo agli aspetti positivi, interviene il direttore di ATVO, Stefano Cerchier. Terremo, come sempre, in debita considerazione anche i suggerimenti e comunque gli aspetti da migliorare, così come ci è stato indicato dagli utenti. Di certo, conclude il presidente Turchetto, non ci fermeremo, non è mai stata nella politica di ATVO sedersi sugli allori, ma continuare a lavorare per migliorarci. Parliamo anche un po' di sport e delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il presidente della regione
Luca Zaia ha detto ci crediamo sempre di più, ma sentite le parole del presidente Zaia. Beh, un ottimo inizio, una bella idea di candidatura, un bel dossier e la volontà di confrontarci da subito con i valutatori, visto e considerato che noi siamo in grado di presentare il dossier, presentare un bel territorio e soprattutto rispondere ad ogni perplessità, ad ogni dubbio. Il 2021 è un buon viatico perché sono 242 milioni di opere che comunque doniamo alla collettività, che diventeranno un utile tesoro, un utile viatico per le Olimpiadi 2026. Dall'altro c'è anche da dire che candidiamo la perla delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, e Dolomiti UNESCO, assieme a Milano, alla Lombardia, e quindi è un simposio di grandi realtà, di belle realtà, e quindi si va dalla Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto. Direi che ci sono tutti gli elementi. Ma no, non mancheranno, guardi, siamo la regione più turistica d'Italia. Se dovessero mancare in Veneto vuol dire che gli altri fanno dormire i turisti in giro per le strade sui marciapiedi, ma non accadrà questo, assolutamente no, i posti letto ci sono e sono l'ultimo dei problemi che abbiamo. Beh sì, è la volontà che ho voluto sempre portare avanti fin dall'inizio, la chiusura dei giochi olimpici all'Arena di Verona, e Arena di Verona avrà la chiusura. Luca Curtarelli invece è andato a Motta di Rivenza per festeggiare i 50 anni di successi della Pallavolo Motta e allora prosegue il suo percorso, andiamo a sentirci questo servizio. Qui al Palagrassato di Motta di Rivenza per festeggiare i 50 anni della Pallavolo Motta, con noi il primo cittadino Alessandro Righi. Allora, una società, la Pallavolo Motta, importante nel contesto perché è la prima società della provincia di Treviso, prima ancora della gloriosa Sisley, e ha portato in giro per il mondo giocatori di rilievo. Abbiamo qui dietro proprio la maglia di Enrico Cestà, nazionale, ha fatto insomma gli europei. 50 anni di storia, ecco, lei che oltre che sindaco è anche un ex biancoverde, giusto, un ex leone biancoverde del Motta, come sta vivendo questa serata? Beh, una serata speciale, è un bel modo per ritrovarsi anche dopo tanti anni tra ex atleti, ma soprattutto un grandissimo traguardo sia per la Pallavolo Motta ma soprattutto per questo territorio. La Pallavolo Motta ha contribuito, diciamo, a portare avanti il nome nella sia regione che a livello nazionale, il nome di Motta di Rivenza, e siamo fieri di questo. Ecco, questa sera qui abbiamo sentito Jack Sentini raccontare la sua storia, una storia di una persona che vincente, che in un momento della sua vita pensava di aver perso tutto, invece la forza di volontà e anche questo dire non ho mai vinto nulla da solo, abbiamo vinto in squadra, è un concetto molto importante. Sì, è un concetto fondamentale e lo sport serve proprio per questo. Non ci sono né vincitori né vinti, ma è proprio l'importante è trovarsi e far parte di una grandissima famiglia. La Pallavolo Motta ha sempre dimostrato questo ed è un valore importantissimo anche per i nostri ragazzi. Motta di Rivenza è una grandissima offerta sportiva e anche grazie a delle strutture di prestigio e comunque la quantità di strutture, e questo sicuramente ha fatto anche, contribuito anche ad arrivare a certi livelli. Anche perché fumeggia una 3 che potrebbe essere possibile, dunque ci deve essere qualche ristrutturazione probabilmente. Sì, sì, ce lo auguriamo, e in ogni caso, visto che a breve saranno 30 anni, il compleanno trentennale del nostro Palazzetto dello Sport, comunque abbiamo già messo in previsione dei lavori già dall'anno scorso, che verranno probabilmente effettuati già da fine anno di 2019 fino al 2020. Beh, allora hanno altri 50 anni alla Pallavolo Motta. Beh sì, anche altri 100. Con noi Angelo Sacilotto, ex presidente di questa gloriosa società. Ecco, cosa ricorda dei suoi anni di presidenza, più volentieri? Beh, direi che è stata un'esperienza meravigliosa sotto tutti i punti di vista. Primo perché era la prima mia esperienza come presidente di una società, e poi per il numero elevato di tutti i ragazzi, dai più giovani alla prima squadra. Siamo partiti dalla prima divisione, siamo arrivati alla Serie C, la mia presidenza è durata 5 anni e ci siamo veramente tanto tanto divertiti, e come ripeto, dei ragazzi meravigliosi in questa società gloriosa, perché io sono stato uno dei tanti presidenti, ma come diceva lei sono 50 anni che esiste questa società ed è forse la prima società nella provincia di Treviso, quindi sono anche orgoglioso sotto questo aspetto di aver fatto il presidente. Quindi bravissimi
a chi in questo momento porta avanti la prima squadra che fa la B e va molto bene, siamo secondi in classifica, e merita tutta la gratitudine della cittadinanza di Mota, perché veramente siamo una bella società. Sì, anche perché una società non durerebbe 50 anni se tutti coloro, i presidenti compreso lei, che hanno fatto la storia appunto della pallavolo Mota non fossero stati capaci. Certo, questo certo, è chiaro, insomma. Certo, direi appunto abbiamo dimenticato una cosa importantissima, perché per portare avanti tutti questi ragazzi la prima squadra c'è bisogno di tanta gente che opera attorno e di tanti sponsor. Quando, ripeto, ho fatto io presidente, dovrei ringraziare tantissime aziende che mi hanno sostenuto e mi hanno dato una mano, perché sono fondamentali, come adesso se lei vede in questa palestra quanta pubblicità c'è, quindi un grazie di cuore a tutti quanti, perché solo così possiamo andare avanti, queste società vanno avanti, se non c'è da parte di tutti un po' di interesse per i nostri ragazzi, queste società non potrebbero andare avanti. Ecco, diciamo altri 50 anni di vita a questa grande società. Io mi auguro proprio che sia una continuità eterna di questa, perché tra l'altro... Forse io e lei non la vedremo, no, ma i nostri figli... Più, no, però pensare che questo sport è uno sport sano, bellissimo, in un bel ambiente, dove si insegna anche l'educazione ai ragazzi, eccetera, è sicuramente una cosa meravigliosa sotto questo aspetto. Adesso abbiamo Vinicio Scortegagna, nuovi scatti dal territorio con Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna, a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Le nostre news ritorneranno con le altre notizie, le altre edizioni. Rimanete con noi. Buon proseguimento con i programmi della rete e risentirci alla prossima.